Una volta creato il materiale, una volta creato il setup del nostro sistema particellare, andare a impostare le luci e il motore di rendering. Andiamo in prospettiva. Andiamo a crearci una semplice luce giusto a livello di dimostrazione, quindi un target spot. Direzioniamo, possiamo selezionare il target e spostarlo in basso. Naturalmente stiamo attenti a posizionarlo nel layer più corretto e andiamo a crearci anche una luce Ommi. Giusto per simulare una, andiamo in vista magari ci aiuta un pochino meglio, giusto per simulare un effetto di global illumination. Sicuramente l'intensità dello spot per ricordare il sole sarà abbastanza elevata, sarà molto più alta rispetto a quella della nostra Omni. Possiamo lasciarlo pure a 1, ma andiamo a variare il suo colore. Colore della luce su un giallino. Volendo potremmo anche utilizzare delle ombre, possiamo anche abbinare la possibilità di utilizzare le ombre. Andiamo a lavorare sulla nostra luce Omni. Non impostiamo ombre e come intensità la imposteremo sicuramente più bassa, poiché sarà una luce di riempimento, quindi una luce che dovrà riempire, dovrà simulare i rimbalzi di una global illumination. E quindi andiamo a impostare un valore più basso, 0,6, e come colore andiamo a dare un colore ambientale, quindi un colore più vicino all'azzurrino. Questo stesso colore lo copio e lo vado a impostare nell'environment, quindi rendering environment, color background. Molto importante la nostra luce Omni da advanced effect non avrà lo specular, ma avrà soltanto un diffuse, quindi la possibilità di diffondere l'immagine. Volendo possiamo vedere la sua azione, quindi vedere il suo raggio di azione. Volendo potremmo anche variare questo raggio di azione aumentandolo e avere un inverse square, modalità inverse. Ok, andiamo in camera e renderizziamo. Come vediamo, il materiale è molto molto scuro, tende sicuramente al nero, quindi se non vogliamo creare una nuvola autunnale, una nuvola di un temporale, sicuramente dobbiamo andare a variare questi colori su colori un pochino più chiari. Ovviamente conviene utilizzare un grigio. Normalmente abbiamo anche le ombre in questo caso che vanno a disturbare, quindi volendo potremo tornare in viewport e possiamo provare a disabilitare le ombre. Ok, vediamo che abbiamo un effetto già migliorato. Andiamo a marcare un po' di più. Possiamo quindi lavorare sui colori, sui vari gradienti del gradiente e possiamo volendo anche disabilitare l'ambiente, il colore ambientale, togliere il lock e dare un colore tendente un pochino all'oscuro per ottenere un effetto del genere. Naturalmente questa è una visualizzazione. Difatti se andiamo a renderizzare noteremo invece un colore più chiaro, quindi un colore molto molto più chiaro. Naturalmente si può
andare a lavorare a questo caso, in questo caso su missione, la possiamo portare a 4, possiamo scurire un po' il colore. Forse l'environment è un po' troppo forte, ma è giusto per avere un punto di riferimento e non avere un nero piatto, un nero piatto che comunque può essere molto, molto fuorviante durante la nostra lavorazione. Con questo sistema si possono creare anche varie tipologie di nuvole. Quindi creare anche altri sistemi molto molto velocemente. Difatti, se avendo salvato il preset, io posso crearmi altre forme, altre geometrie. Posso clonarmi tranquillamente. Una questione di rapidità. Sistemi. Mettiamo caso che siano di modalità default. Mi basterà andare a pick object, selezionare l'oggetto e caricare il preset che ci siamo salvati precedentemente. Non renderizzabile, versione bounding box. Mi assicuro selezionando i mettitori di assegnare loro il materiale delle nuvole. Questo è un sistema molto molto comodo che può essere utilizzato anche per andare a generare delle nuvole in lontananza, quindi creare comunque dei sistemi veloci difatti di cieli, magari di cieli particolari che devono essere completamente in computer graphics.